Abbiamo 3 ore con una pausa perché alle 7 c'è qui un film, Casanova. Allora è importantissimo che Sara non prenda tanto tempo, ma io comincio fra poco. Ma prima di cominciare con il cibo del vento, vorrei pensare un momento solo, Sara. Ho visto a Roma, arrivando qui, un manifesto di Forza Italia. Qui si vede vostro caro amico Silvio Berlusconi dicendo crisi, che crisi? Lasciala perdere. Mi pare lui sta parlando soprattutto di quel famoso articolo novembre scorso in The Economist, nostra rivista inglese molto formidabile, in cui lui, l'Economist, ha detto c'è una crisi qua. Allora, credo che se noi vogliamo capire bene 774 e l'impatto dei franchi su questa penisola longobarda, è fondamentale dimezzare gli aspetti economici e della produzione. Da questo punto di vista abbiamo 3 interventi. Il primo di Saro Gelchi, un archeologo, il secondo di Alessio Ravelli, un numismatico, e il terzo di Paolo De Loco, un storico, è un storico con un gran fascino per l'archeologia, se mi può dire, e la numismatica. Allora, abbiamo indagini, spero, per un dibattito vivace sull'economia e produzioni fra l'ottavo e il nono secoli, cominciando con le anguille di Venezia. Allora, professore Gelichi, spero è un buon cibo. È stata Comacchio a sconfiggere i veneziani, a stabilire il proprio controllo sulle foci dell'Adige e del Po, avrebbe potuto diventare essa, invece di Venezia, la regina dell'Adriatico. E oggi Venezia sarebbe un paesetto di poco conto in una laguna stagnante, morta come la laguna di Comacchio, famosa soltanto per le sue anguille. Così scriveva nel 1973, quasi all'inizio del suo volume Venice Maritime Republic, Arthur Lane, riassumendo efficacemente in poche... Che è successo? Pensano loro? Vabbè, intanto non ci sono immagini. I destini di due luoghi. Devo dire che le pagine di Lane mi riaffiorano spesso alla mente quando, camminando sulla sponda dei pochi canali rimasti a Comacchio, prova ad immaginarmi che cosa sarebbe potuto diventare davvero questo luogo se le cose fossero andate diversamente. Ma la storia, come è noto, non si fa né con i se né con i ma, e dunque non mi resta che consolarmi con l'unica vera specialità di quel luogo, cioè le anguille. Tuttavia la metafora di Lane, nella sua estrema semplicità, nasconde qualcosa di più della trasposizione di una serie di eventi fattuali, le distruzioni di Comacchio per conto dei veneziani, peraltro menzionati quasi solo in fonti di parte e abbastanza distanti tutte dal momento della loro avvenuta. Contiene cioè un indiretto riferimento ad un'area, la fascia territoriale compresa tra Ravenna e la laguna di Venezia, e soprattutto al suo ruolo economico in prima istanza, ma anche sociale ed istituzionale, che doveva apparire tra VIII e IX secolo in notevole fermento. Una zona tra le più vitali dell'Italia del Nord, se non dell'intera penisola, ma dal destino ancora incerto,
dove un numero considerevole di nuovi centri insediativi delle quasi città si contendevano il controllo dei flussi economici. La storia di Venezia vanta una bibliografia sterminata e sostanzialmente ingestibile, mentre le vicende di Comacchio, per quanto non siano passate inosservate, hanno trovato ovviamente un riscontro più modesto. Anche questa è la sorte che vogliamo rimettere il provare a rimettere il no. Dicevo che anche questa è la sorte che è destinata ai perdenti, ma nello sforzo di comprendere l'origine della città lagunare, dimenticarsi di Comacchio come di altri insediamenti alto medievali di quest'area significa, a mio parere, abdicare a capire davvero quali fossero le condizioni storico-ambientali all'interno delle quali tale ascesa avvenne. Penso da tempo che la storia delle origini di Venezia, che appassionava e continua ad appassionare un nutrito scolo di ricercatori, non sia possibile se non analizzata nel quadro dell'evidenza storico-archeologica di questa intera area, e non solo della laguna, come osservava Giuseppe Pavan a proposito di un altro luogo dimenticato, e cioè Torcello. E penso inoltre che, esaurite le potenzialità delle fonti scritte, solo i dati materiali siano in grado di fornire eventualmente delle nuove prospettive interpretative. Da tempo alcuni tra gli storici e gli archeologi più vertiti, uno mi siede qui accanto, hanno guardato con interesse all'archeologia dell'area lagunare come ad una risorsa dalle non conosciute ma prevedibili potenzialità. Sulle condizioni dell'archeologia in laguna ho già scritto in un recente passato e non vorrei ripetermi in questa sede. E invece sul problema complessivo del ruolo e del significato dell'economia dell'Italia longobarda dell'VIII secolo intendo soffermare la mia attenzione in questa circostanza, sia per onorare il titolo del seminario, sia perché penso, contrariamente a quanto hanno scritto anche di recente autorevoli studiosi come Chris Wickham, che l'VIII secolo sia stato sul piano economico tutt'altro che un periodo di stagnazione. Forse i tempi non sono ancora del tutto maturi perché la fonte archeologica sia in grado di dirimere in maniera del tutto convincente questo problema, ma indubbiamente alcune nuove possibili linee di ricerca sono in grado di emergere da una rilettura aggiornata delle fonti materiali. Dieci anni fa Ross Bazzaretti pubblicava un articolo incentrato proprio su un esame del ruolo dell'economia della Valle del Po tra il 700 e l'875. Bazzaretti polemizzava con una serie di ricercatori italiani, Violante, Luzzato, eccetera, che in forme più o meno enfatiche avevano accentuato il ruolo delle rinascite cittadine nel corso dell'VIII secolo in relazione ad un sistema di scambi basato sul commercio fluviale, ritenendo che la stessa evidenza storico-archeologica fosse in realtà utilizzabile per provare non l'esatto contrario, ma certamente solo un caso localizzato di vitalità economica nelle campagne. Le due principali domande che poste da Balzaretti erano se le elite cittadine fossero state realmente dipendenti dai beni che provenivano dall'Oriente e che venivano scambiati con i prodotti locali, in particolare generi alimentari, e soprattutto se in queste regioni esistessero davvero degli empori in grado di svolgere un ruolo cerniera, una sorta di nodal points, tra gli scambi internazionali e quelli regionali. Dunque il problema centrale non era tanto trovare una vitalità dell'area padana nell'VIII secolo, quanto stabilirne la natura e i caratteri, in poche parole, valutarne la gradazione. La risposta di Balzaretti a queste domande è che ci troveremmo di fronte a quella che definirei una sorta di vitalità frenata, ad una situazione padana sviluppata localmente e di fronte ad una società organizzata su sistemi urbani unicellulari, traduco, devo dire, un po' maldestramente la più efficace cellular unit towns usato da Wickham nel 92, che agivano singolarmente e raramente in connessione tra loro e che dunque un qualche disegno più generale non fosse possibile intravedere nel controllo, nella gestione e nello scambio dei beni in questi territori. Bazzaretti sostanzialmente analizza con grande acume, ovviamente, sia le fonti scritte utilizzabili, quelle che ci sono, naturalmente, sia i dati, il materiale, credo che stia anche in questo la novità. Le fonti scritte, come è noto, non sono particolarmente abbondanti per studiare questo problema e si prestano ad essere fortemente orientate.
Lo stesso capitolare di Liutprando, il famoso patto tra i comacchesi e il re Longobardo databile 715 e 730, viene valutato essenzialmente sulla scorta delle fonti materiali, cioè la documentazione archeologica che era disponibile in quegli anni per città come Parma, Cremona, Piacenza e per la stessa Comacchio. E sulla base di queste evidenze, le evidenze archeologiche, viene ritenuto scarsamente significativo come evidenza di, cito, a region-wide system of change, cioè un sistema, diciamo un'evidenza di un sistema di scambi di ampio respiro. Concordo nel fatto che le fonti archeologiche, allora in parte anche adesso, non siano particolarmente abbondanti. Tuttavia il loro uso deve essere pertinente perché l'evidenza ex silenzio non è prova contraria. Gli archeologi devono casomai porsi la domanda se la fonte materiale può essere un buon strumento per percepire certi fenomeni e nel caso quali possono essere i marcatori che sono in grado di farci percepire questo fenomeno. L'archeologia del Nord Italia ha investito molto, specie negli anni Ottanta, negli scavi urbani e questo ha significato una crescita nel dibattito sull'urbanismo alto medievale, come è noto, che però, devo dire, anche ha scarsamente toccato i governi economici. Non si può dire però altrettanto, per esempio, diciamo in termini di investimento delle ricerche archeologiche, sul versante dei monasteri o anche degli stessi insediamenti rurali, per non parlare dei porti o degli insediamenti portuali. Nel contempo, anche gli scavi urbani non hanno toccato con la stessa evidenza molte delle città che forse sarebbe stato opportuno indagare da questo punto di vista, o non le hanno analizzate nella maniera giusta. Inoltre, i dati archeologici degli ultimi anni stanno sempre più dimostrando come la nuclearizzazione dell'habitat da una parte, la forte gerarchizzazione nell'uso sociale degli spazi dall'altra, rendono il record archeologico urbano estremamente parcellizzato e dunque difficilmente sottoponibile a generalizzazione. Infine, la qualità di molta archeologia urbana, da una parte, le condizioni di consultazione dei risultati scientifici degli scavi, dall'altra, non sono aspetti irrilevanti per usare correttamente questa fonte. Porterò solo alcuni, ma significativi esempi. Il grande scavo del Tribunale di Verona, pubblicato nella sequenza, è rimasto sostanzialmente inedito per quanto riguarda i materiali. L'archeologia di città come Piacenza e Parma, meglio menzionate nel capitolare di Liutprando e prese ad esempio da Balzaretti come evidenze negative, non si può dire abbiano goduto di seri e pianificati progetti di ricerca. Le indagini su Cremona hanno polarizzato la loro attenzione anche di recente sulle fasi romane, ma quasi nulla è pubblicato di alto medievale. Di Milano, Brescia e Mantova sono stati ben studiati alcuni scavi specifici, ma la visione d'insieme, con l'eccezione di Brescia, che si deve una monografia di Gianpietro Crusoe del 93, è assente. Infine, l'archeologia di centri come Pavia o l'archeologia della Laguna Veneziana non è, mi pare, all'altezza e al ruolo dell'altezza della funzione di queste città, ma ancora una volta la colpa credo sia degli archeologi, non certo delle fonti materiali. Tuttavia vorrei abdicare ad una visione totalmente pessimistica, perché ritengo che vecchi scavi letti con occhi nuovi e un approccio diverso alla fonte materiale possano forse modificare il nostro modo di interpretare la storia di questo periodo e di questi luoghi. Ancora Balzaretti, qua non lo cito più. Come abbiamo detto, prende in esame la documentazione archeologica per analizzare da parte la vitalità delle città, dall'altra l'esistenza degli empori. Noi ci soffermeremo in particolare su questo secondo aspetto. Come è noto, il termine emporio, ma soprattutto il concetto di emporio, come luogo di redistribuzione di beni anche di natura internazionale, appartiene essenzialmente ad un dibattito nord-europeo. Il vocabolo emporio, inoltre, non compare che di rado nelle fonti altomedievali, per quanto ne so, quindi magari forse su questo non posso dire di essere eccessivamente preciso, ma mi sembra di averlo riscontrato di rado nelle fonti altomedievali riferibili alla penisola italica. Ricordo ad esempio che non mi pare sia citato da Giovanni Diacono, Paolo Diacono non mi pare ne pare, mentre invece si ritrova, come sappiamo, in Costantino Porfirogenito. In questa sede dunque il suo uso è squisitamente tecnico, esprimendo meglio di altri termini, a mio parere, il significato e il ruolo di insediamenti nuovi che si caratterizzano per una forte vocazione commerciale e produttiva e che quasi sempre, e qui mi pare che la differenza anche con le realtà nord europee, diventano sedi di rappresentanze istituzionali, laiche ed ecclesiastiche. Luoghi dunque che non sembra pertinente definire né città né villaggi. Si tratta peraltro di un problema che anche le fonti scritte altomedievali dovevano sentire,
come si riscontra ancora una volta in Giovanni Diacono, in imbarazzo ancora una volta nel qualificare Comacchio o altri centri della laguna veneziana, ad eccezione appunto di Venezia stessa, che chiama Civita. Per quanto il dibattito sull'Emporio sia ancora in corso, sempre nel nord Europa, perché da noi non mi pare che questo sia un problema molto sentito, gli elementi che li qualificano da un punto di vista materiale rispetto ad esempio ai villaggi sono il ruolo giocato dalle merci che vi transitavano, tipologia e quantità, la loro estensione e le strutture materiali che li caratterizzano, infine il fatto di essere anche centri di produzione. La domanda che mi pongo è questa: tutte queste caratteristiche appartengono a luoghi come Comacchio e tutta un'altra serie di insediamenti dell'area lagunare prima della nascita di Venezia? Cominciamo dal problema delle merci. Per verificare quali merci venissero preferibilmente trasportate lungo il Po, cioè affluenti, il capitolare di Liutprando resta la fonte principale, anche se diverse altre informazioni ovviamente si possono ricavare da altri documenti. Come è noto, si tratta di un documento, il capitolare, ritenuto dalla generalità degli studiosi attendibile e autentico, per quanto noto una trascrizione del XIII secolo, nel quale si stabiliscono le modalità di esazione del canale a cui erano tenute le navi comanchesi quando risalivano il Po. Per quanto vi sia qualche studioso come il Mor che ha cercato di retrodatarne la cronologia agli anni tra il 603 e il 643, l'atto è correntemente, anche a mio giudizio anche correttamente, attribuito al regno di Liutprando, che c'è incertezza tra il 715 e il 30 per il fatto che l'invenzione tredicesima corre in questi due anni, in questi due anni, ma è probabile che sia il 715 per tutta una serie di motivi che vi risparmio. Comunque la cosa non è per questo aspetto che ci interessa in questo momento rilevante. L'indicazione delle merci trasportate, almeno di alcune, ci deriva dalla menzione che ne viene fatta quali decime che i mercanti erano tenuti a corrispondere in quasi tutti gli scali. L'ho toccato io subito andando qui, però guardi, mi stia più vicino perché mi sento più. Anche perché ora cominciano ad arrivare un po' di immagini, così che il pubblico si, almeno, cioè, si viene un po' distratto da colori. Allora, vado avanti. Dicevamo, l'indicazione delle merci trasportate, almeno di alcune, ci deriva appunto dalla menzione che ne viene fatta quale decime che i mercanti hanno tenuto a corrispondere in quasi tutti gli scali. Il sale è ovviamente il prodotto più frequentemente indicato, cioè perché come anche si dovevano produrne, sia perché doveva avere un valore economico molto forte per il re, e penso non solo per lui. Ma compaiono insieme al sale anche altri prodotti come l'olio, il garum e il pepe. Naturalmente sono menzionati anche corrispettivi in denaro. Alcune di queste merci, che ribadisco, costituiscono prelievi di natura terziaria, ma che proprio per questo significa che dovevano essere nelle disponibilità dei comanchesi, come lo saranno peraltro dei veneziani, come sappiamo da documenti successivi, non erano di produzione locale, nonostante gli sforzi, non erano tutti di produzione locale, nonostante gli sforzi di qualche studioso nel provarne il contrario. Non lo era l'olio, di destinazione prevalentemente liturgica, perché appare abbastanza risibile supporre, come è stato anche fatto, che fosse quello prodotto negli uliveti pure documentati nell'insola Composiana, che è una località vicino a Comacchio, o anche nell'area romagnola. Non lo erano certamente le spezie, e non lo era forse neppure il garum, una salsa di pesce che continua ad essere ancora apprezzata nel corso dell'alto medioevo occidentale e che non va confusa, come è stato anche fatto, con il pesce marinato, con tutto ora una specialità comacchiese. È inoltre probabile che le navi comacchiesi commerciassero anche altri prodotti di provenienza orientale non espressamente menzionati nel capitolare, come ad esempio le stoffe e i tessuti pregiati. Allora, il sale, veniamo, ecco, dicevo, ma quali sono gli indicatori archeologici di queste merci che siano in grado non solo di certificarne il transito, ma anche di farci comprendere l'entità e la distribuzione? Il sale si poteva trasportare in sacchi, così come le spezie. Per il pesce in salamoia si potevano usare le botti.
le sedie e le stoppe potevano viaggiare in rotoli e in casse. Si potevano invece usare preferibilmente le anfore per il galum, l'olio ed anche per il vino, che veniva anche prodotto localmente, bisogna dire. La maggioranza di questi prodotti dunque potrebbe sfuggire all'evidenza archeologica e non è sufficiente monitorare, come pure è stato anche suggerito qualche anno fa, la distribuzione della pietra ollare quale merce di ritorno per comprendere appieno il senso di queste relazioni. È evidente che la pietra ollare costituisca una spia indiretta di questi rapporti infrapagani e che sembra anche chiaro che una sua capillare diffusione con un picco di sicologa proprio dall'VIII e X secolo debba essere associata ad una rinnovata vitalità ed efficienza dei collegamenti fluviali, che rendevano l'esportazione di questi prodotti più competitiva e più conveniente che non la fabbricazione di ceramica da fuoco. Ciò nonostante, la distribuzione della pietra ollare non è in grado di soddisfare la nostra domanda in relazione all'entità delle importazioni e alla loro distribuzione. Ci siamo? Mi faceva piacere vedergli. Questa tavola riassume in maniera sintetica quello che ho detto ora a proposito dei contenitori e dei materiali. Allora, negli ultimi anni ricerche sempre più raffinate sui contenitori anforici, in particolare lo studio dei contesti della Quinta Palvi a Roma e dei siti di Ostia e di Porto, hanno messo in evidenza come la produzione e soprattutto la circolazione delle anfore continui nella nostra penisola ben oltre il VII secolo. Il superamento di questa barriera cronologica è consentito non solo di rivedere alcuni ritrovamenti del passato sotto una nuova luce, ma anche di riconsiderare la possibilità che questo straordinario marcatore archeologico possa essere utilizzato per comprendere le fasi di VIII-IX secolo della penisola italica e, per quello che qui interessa, dell'Italia settentrionale. Una tale revisione ha dunque consentito di riconoscere questi contenitori anforici attualmente a Rimini, a Venezia, a Verona e in misura più contenuta, qualche volta incerta, a Cervia, Grado, Brescia, Milano e forse Pavia. Ma è stata soprattutto una recente analisi dei materiali vecchi e nuovi provenienti dal Comacchio, effettuata da Claudio Negrelli, ad offrire decisive informazioni. Questi materiali sono significativi per tre ordini di motivi. Il primo è la loro quantità. Si tratta al momento di circa una cinquantina di esemplari ed è una valutazione per difetto che non tiene cioè in conto delle pareti e dei frammenti incerti ed inoltre largamente sottostimata, solo che si consideri il fatto che Comacchio non è stata fino ad oggi mai oggetto di indagini archeologiche specifiche ed estese. Il secondo aspetto che ritengo interessante è l'articolazione tipologica di questi reperti, confermata peraltro da una serie di analisi mineralogiche che abbiamo fatto di recente appositamente per questo studio, che indicano una estrema varietà di produzioni, e alcuni di questi materiali vengono dall'Italia meridionale, ma molti altri provengono dalla zona Egea e dal Mar Nero. Il terzo elemento che mi sembra interessante, prossima, è il fatto che sono stati in particolare trovati in concentrazione in un sito che si chiama Ex Villaggio San Francesco, oggetto di uno scavo di emergenza del 1966 su cui ritorneremo e che noi interpretiamo come uno degli approdi portuali di Comacchio. Naturalmente non è possibile stabilire con sicurezza quali prodotti contenessero queste anfore, anche se suppongo olio, vino e forse anche galum, per quanto nel futuro analisi espressamente dedicate a questo potranno forse rivelarcelo. E naturalmente è altrettanto prematuro sostenere una loro diffusa e consistente circolazione nell'area padana. Tuttavia la loro presenza indica, a mio giudizio, almeno questo. A. L'esistenza di non irrilevanti importazioni dall'Italia meridionale e, cosa ancora più sorprendente, dall'area orientale nel corso dell'VIII e forse parte del IX secolo. B. Queste importazioni diffuse sia nella laguna veneziana che in quella comacchiese certificano che questi luoghi erano indubitabilmente punti nodali nello smistamento di merci non solo locali. Terzo, che a questi luoghi principali dovevano affiancarsene altri,
sempre costieri, come documentano i ritrovamenti a Rimini, Cervia e Grado. Quarto, che il loro consumo, al di fuori delle aree di smistamento, doveva rappresentarsi socialmente selezionato, come dimostrano per il momento i casi già citati di Rimini, sono state trovate all'interno di una domus dell'aristocrazia alto medievale, uno scavo molto importante, di Cervia, presso un'ecclesia, e forse anche di Brescia, di Monastero di San Salvatore, e probabilmente anche di Verona. Però non abbiamo sempre dagli scavi un'associazione, come dire, una certificazione dell'associazione materiale di contesti sociali, quindi questo ragionamento è solo parzialmente possibile. La presenza di contenitori anforici di ottavo nono secolo, dunque, nell'area padana, non solo aumenta le nostre possibilità di interpretare il record archeologico per questi secoli, ma costituisce già a questo livello un elemento significativo per valutare l'entità e la ramificazione dei rapporti commerciali. Riposizione infine, in una luce più chiara, l'esplicito riferimento nelle fonti scritte coeve del termine anfora, che viene espressamente usato come indicatore di misura, ad esempio per il vino, e una cui eco è forse possibile riconoscere ancora nel tardo medioevo e proprio in ambiente veneziano, dove rimane nell'uso il termine botte d'anfora. Passiamo alla struttura dell'abitato e alle infrastrutture. Un secondo aspetto era stato evidenziato per contestare il fatto che nell'VIII secolo in quest'area esistessero dei veri e propri empori, si basa ancora una volta sull'evidenza archeologica ex silenzio. In realtà, per quanto non ancora abbondante, una qualche idea su alcuni di questi luoghi oggi possibile farsi. Il sito ancora una volta più significativo sotto questo profilo resta Comacchio. Nel 1966 sono stati scavati, seguendo delle trincee per la realizzazione di infrastrutture legate ad una nuova urbanizzazione in quel luogo che abbiamo chiamato prima Villaggio San Francesco, resti considerevoli per numero, distribuzione, estensione e caratteristiche di strutture lignee su pari. Elaborazioni successive di questo scavo, rimasto inedito fino ad oggi, messe in relazione con scoperte degli anni 20 mal interpretate, restituiscono la chiara evidenza di stesse infrastrutture, pontili, banchine e piattaforme legate sicuramente ad un uso portuale del luogo. Queste sono le vecchie foto di scavi degli anni 20, le altre 20, poi non ci sono. Lascio in questa sede il commento delle singole evidenze e le ragioni anche tecniche che ci hanno portato a questa interpretazione. Questo contesto, databile sulla scorta dei reperti tra VIII e IX secolo, si integra piuttosto bene con gli altri dati materiali più o meno certificati da scavi e ritrovamenti relativi a questo insediamento e ci permettono di proporre un'interpretazione dello sviluppo del sito meno aleatoria di quanto fino ad oggi sia stato fatto. Ecco, queste sono queste foto, queste immagini degli scavi degli anni 20, di queste strutture che sono state non interpretate chiaramente, ma ecco, questa è una sezione, diciamo, schematica di come dovranno svilupparsi questi pontili, queste strutture. E la prossima? Bene. Allora, questo scavo, la rilettura anche tutta una serie di altri ritrovamenti, eccetera, ci permette forse di vedere più chiari come funzionasse questo centro. L'insediamento doveva avere un centro istituzionale, sede dell'autorità ecclesiastica, il vescovo, almeno dal 723, forse civile, che possiamo ragionevolmente supporre si trovasse nell'area dove ancora oggi insiste, per quanto ampiamente trasformata, la chiesa cattedrale, al centro. Comunque è indicato, mi pare chiaramente, nella immagine con le scaglie. Intorno, diviso dal canale, doveva svilupparsi l'abitato, su cui però abbiamo veramente pochissime informazioni al momento. A sud-est e a nord-est di questo si trovavano due insule, sede di monasteri, Santa Maria Nova Regia e San Mauro. Ad ovest dell'insula di Santa Maria in Nova Regia si localizzano infine le infrastrutture portuali di cui abbiamo parlato, in una posizione di cerniera tra un canale artificiale, quello di Motta della Girata, che metteva in comunicazione con il Padus Vetus, sul quale si trovava la chiesa pievana di Santa Maria in Padovetere, e quindi Ravenna a sud, e una laguna paralitoranea, e dunque il mare a nord, dove dovranno ubicarsi peraltro anche le saline. Articolazione degli spazi, natura delle infrastrutture e dimensioni del sito non possono ricordare i caratteri dei più famosi empori del nord Europa, anche se con qualche ovvia differenza. Un modello abbastanza chiaro di come dovessero articolarsi gli spazi abitati in un insediamento di questo genere ce lo restituisce al momento il sito di Cittanova, il luogo che si ritiene tradizionalmente fondato dall'imperatore Eraclio a nord della laguna di Venezia. È però qui
sicurezza, cioè io immagino sapere tutto la città nuova, però insomma volta, eh? Vabbè, questo sì. Allora, dunque, grazie a recenti ricerche di Diego Calom, che ha rivisto e rielaborato l'interessante documentazione prodotta al momento delle ricerche archeologiche degli anni 80, forse alcuni di voi si ricorderà che negli anni 80 sono state fatte una serie di ricerche archeologiche in questo sito, si parlava della scoperta di qualcosa che era con Venezia, no? Ecco, sono state fatte queste rielaborazioni e grazie a queste rielaborazioni si può, a mio parere, percepire con una estrema chiarezza come anche questo abitato si sviluppasse lungo un asse longitudinale, in questo caso marcato da un grande canale, alla cui estremità si collocava un nucleo accentrato sull'elevato naturale, sede delle strutture delle istituzioni ecclesiastiche e civili, tant'è vero che in quel luogo erano state scavate negli anni 50 i resti del battistero e pozzi della chiesa episcopale. Questo è il luogo di Cittanova, questa è una ricostruzione, il canale, eccetera. Su questo percorso di natura fluviale si affacciavano appezzamenti di terreno delimitati da canali con edifici abitativi in legno e accessi, peraltro indagati archeologicamente, sul canale stesso. La struttura di Cittanova, ben conservata per il fatto di essere stato uno dei siti perdenti del plesso lagunare veneziano, si restituisce dunque con una buona approssimazione l'immagine di quella che doveva essere l'organizzazione strutturale e il carattere materiale di questo tipo di insediamenti, sicuramente non troppo distante anche da quello della primitiva Venezia. Di Torcello, infine, ecco, questa è una immagine con una schematizzazione della distribuzione degli spazi, delle funzioni, eccetera, come si può ricavare da questa ricerca che citavo in precedenza. Di Torcello, infine, possediamo dati abbastanza generali riguardo l'estensione dell'insediamento, mentre informazioni più circostanziate riguardano solo la dislocazione delle aree di residenza istituzionale, la chiesa episcopale, monasteri e chiese. In basso vedete un'immagine di Torcello, più o meno quella dovrebbe essere l'estensione dell'abitato nell'Alto Medioevo. Già un'altra volta ho fatto una serie di riflessioni sull'archeologia di questo luogo e che spiega perché di questo famoso emporio in realtà è venuto fuori quasi nulla, cioè sono scavate essenzialmente le chiese, quindi è chiaro che l'abitato sta sicuramente da un'altra parte, cioè nella fascia mediana, dove non sono state fatte assolutamente nessun tipo di ricerca archeologica. Per quello che possiamo constatare fino ad oggi, dunque, questi insediamenti, la prossima, si caratterizzano per il fatto che si sviluppano lungo un corso d'acqua, come all'interno di Cittanova, oppure all'interno di zone lagunari, Torcello, Livolo e Comacchio. B, per una certa regolarità di impianto, come abbiamo visto, dove è possibile ricostruirlo, per una discreta estensione dell'area insediata, poi torneremo su questo problema delle dimensioni. D, per una netta distinzione tra aree di pertinenza, per così dire, istituzionali, residenza vescovile, delle autorità pubbliche, di altri complessi istituti ecclesiastici, dalle aree abitate vere e proprie, e dalle zone produttive artigianali, come nel caso di Torcello, dalle infrastrutture portuali, come nel caso di Comacchio. Insediamenti di questo tipo, a cui si potrebbero aggiungere anche altri casi, come quello di Ferrara, forse un po' più tardo, ma che pare svilupparsi nella stessa maniera, insediamenti non ancora completamente indagati, come Olivolo, o neppure chiaramente identificati, ma molto importanti in questo periodo come il sito di Metamauco, rappresentano delle originali soluzioni insediative che non trovano al momento paralleli convincenti del resto della penisola italica. Terzo punto, le attività artigianali. Come abbiamo detto, gli empori sono anche centri di produzione di attività artigianali. Anche in questo caso, per quanto l'evidenza archeologica sia ancora piuttosto modesta, qualche indicazione, sia diretta che indiretta, già esiste. L'episodio più significativo resta ancora quello di Torcello, dove, molti di voi lo sapranno, negli scavi dei primi anni 60 dei polacchi si rinvenne, come è noto, un impianto per la produzione del vetro. Questo. Associato in un primo momento alla fabbricazione della chiesa vescovile di Santa Maria Assunta e dunque collocato nel corso del VII secolo, è stato di recente, sempre da Lev Leisejevich, e in maniera a mio parere del tutto convincente, datato a non prima del IX secolo. Questo spostamento cronologico, che si spiega meglio in un momento in cui, non troppo casualmente, Torcello viene definito unico centro della laguna da Costantino Porfirogenito e Emporio Omega, svincola poi tale attività artigianale dalla estemporaneità e dalla temporaneità che una sua stretta relazione con la fabbrica vescovile in qualche modo aveva suggerito. Eviterei di giudicare questa evidenza della struttura produttiva di Torcello in maniera riduttiva, dal momento che un'analisi attenta dei caratteri dell'archeologia praticata a Torcello, come sottolineiamo anche in precedenza, indica a mio parere molto bene
il perché non siano ancora emerse estese tracce dell'insediamento e di attività commerciale e artigianale, anche se qualche evidenza sulla lavorazione del metallo in realtà non manca, come anche era stato sottolineato anche questo nella pubblicazione dei polacchi. Attività artigianali non sono al momento segnalate al Comacchio, ma anche sull'archeologia di questo luogo, come abbiamo detto ormai ad abbondanza, gravano pesanti riserve ed esistono comunque alcuni indiretti e interessanti riferimenti su cui varrà la pena di soffermarsi brevemente. Di recente sono state segnalate nella sequenza dello scavo di Piazza Ferrari a Rimini, in fase di VIII secolo, lo scavo di cui parlavo anche in precedenza, dove sono state trovate i frammenti di anfore di VIII secolo studiato da Claudio Megrelli, una serie di ceramiche depurate, sono delle forme chiuse, decorate spesso con motivi a pettine ad onda sulla spalla, che trovano vicini confronti con analoghi prodotti dello stesso periodo rinvenuti alla Fitta Valle a Roma e Ostia e a Porto, quindi nell'Italia centrale. I confetti di Piazza Ferrari a Rimini sono usciti dall'isolamento una volta analizzate con maggiore attenzione anche le ceramiche rinvenute a Comacchio, specie quelli degli scavi dell'ex villaggio San Francesco e di Santa Maria Nuova Regia, che peraltro ne hanno confermato la cronologia intorno all'VIII secolo, con quella diapositiva precedente. No, per carità, ecco, quella che erano nel materiale di Comacchio. Le analisi minero-petrografiche degli impasti di queste ceramiche di Comacchio, che sono state anche queste fatte di recente apposta, sembrano escludere un'importazione dall'area centro-italica, a cui in ultimo tempo avevamo pensato, mentre rafforza la possibilità che il centro o i centri di produzione siano da riconoscere proprio in questa zona dell'arco nord-ovest dell'Adriatico. Uno scavo veneziano, quello di Cava Endramin Calergi, che è stato pubblicato qualche mese fa, ha restituito nei livelli più antichi, datati dagli autori tra VII e VIII secolo, oggetti esattamente analoghi, lasciando quindi un sospetto sul fatto che prodotti simili siano più frequenti nella laguna veneziana di quanto la letteratura archeologica finora disponibile, cioè l'edito, lascino supporre. Nel quadro delle produzioni ceramiche del nord Italia, delineato da tempo, devo dire da me e da Gianpietro Crogiolo un po' di anni fa, questi oggetti costituiscono una notevole eccezione. È prematuro sostenere un diffuso consumo di ceramiche depurate da Mensa oltre il VII secolo nell'area pagana, ma indubbiamente questi ritrovamenti denunciano quantomeno la presenza di enclave che si comportano in termini produttivi e di consumo in maniera diversa dal resto di quei territori. Un discorso analogo si può avanzare per la ceramica invetriata, sia per il tipo con rivestimento completo e decorazione a finoli applicati, questo, vicino alla Forum Vea Laziale, ma sicuramente prodotto nel nord Italia, come provano ancora una volta analisi che abbiamo fatto su questi materiali, è databile tra l'ultimo quarto dell'VIII e IX secolo, questi sono materiali che provengono da Comacchio e da Venezia, sia per il tipo con rivestimento sparso, avanti, riconosciuto qualche anno fa già a questo, in Romagna, in parte dell'Emilia, questo è stato definito tipo Sant'Alberto, ora ampiamente diffuso, documentato anche a Venezia, e databile tra il IX e l'XI secolo. Ora qui ci sono tre diapositive di questo, altre invetriate sparse, che si datano tra il IX e l'XI secolo, ma insomma io continuo a parlare perché sennò diventa complicato. Quindi diciamo che ci sono questi gruppi di materiali che costituiscono delle produzioni che sono completamente diverse dal resto del nord Italia, sia per caratteri tecnologici, tipologici, e quindi naturalmente costituiscono un demarcatore a mio parere piuttosto interessante. L'esistenza di queste produzioni, tenute prima, le invetriate in monocottura poi, indipendentemente dalla precisa ubicazione delle fornaci, che non è stata chiaramente ancora, non sono state ancora identificate, però non mi sembra del tutto al momento marginale il fatto che la loro distribuzione si concentri in parte nell'area del Delta e in parte nella laguna veneziana, certificano tecnologie sensibilmente differenziate rispetto ai tradizionali quadri delle produzioni ceramiche conosciute nel nord Italia tra VII e X secolo. In questa sede comunque interessa mettere in evidenza non tanto il contesto produttivo-distributivo peraltro di straordinario interesse, quanto il fatto che sembrano anch'esse la spia di specializzazioni artigianali che potrebbero aver trovato proprio in questi impori la loro naturale e giustificata collocazione. Ora io avrei un capitoletto non lo salto, così andiamo alla fine perché mi pare che il tempo stringe per le conclusioni. Tanto sulla fine di Comacchio, il sorge di Venezia
ne abbiamo anche già in qualche modo parlato. E arriviamo a, diciamo, alcune riflessioni conclusive. Nel 2000 Chris Wickham è ritornato ad analizzare la situazione nel corso del secolo VIII in diverse aree del Mediterraneo. Traccia di questo percorso, ripreso anche nel suo volume Framing the Early Middle Ages, è tra l'altro la diffusione di beni di consumo sensibile e record archeologico che dovrebbero costituire gli elementi diagnostici per valutare il senso, l'entità e il ruolo dei commerci anche in quel periodo. Cioè, tanto per essere chiari, le sigillate orientali, occidentali e le anfore. La loro scomparsa, certo in un caso, quelle delle sigillate, ma come abbiamo visto per niente certificata nell'altro, cioè le anfore, sarebbe nella sostanza il segnale della perdita di queste relazioni, di un'accentuata differenziazione regionale e infine di una localizzazione dei rapporti economico-commerciali. Questo avverrebbe contestualmente in diverse regioni del Mediterraneo occidentale e nello specifico sia nella Francia meridionale che nell'Italia settentrionale. Anche l'evidenza del capitolare dei Comacchesi, questa volta una fonte scritta, viene interpretata in forme riduttive, come espressione quasi esclusiva del commercio del sale, un bene prezioso ma di produzione locale, e non come la punta di un iceberg che nasconde, o potrebbe nascondere, ben più ramificate e estese relazioni. In sostanza l'VIII secolo, e a maggior ragione quello dell'Italia, del Regno Longobardo, sarebbe stato un lungo periodo di stagnazione e per quanto la società della Valle del Po non potesse definirsi sottosviluppata, il suo funzionamento economico sarebbe stato abbastanza semplificato e comunque da collocare al di fuori di quello che potremmo definire un sistema. Non sono affatto convinto di questa interpretazione. Un'evidenza archeologica utilizzata per spiegare alcuni aspetti della società tardoantica, la presenza o l'assenza delle sigillate ad esempio, non necessariamente offre gli stessi parametri per interpretare la società altomedievale. L'assenza di sigillate, peraltro già molto poco frequenti nell'area padana, nella tarda antichità, come non aveva mancato di sottolineare lo stesso Wickham, può invece essere correttamente intesa al massimo come segnale della scomparsa di determinati protocolli comportamentali diffusi, leggi, cambiamenti alimentari o nell'uso della tavola. Nel contempo, in forme e soprattutto in dimensioni diverse, ceramiche fini, prima nude, poi invetriate, sono comunque documentate in queste aree, come abbiamo visto tra VIII e IX secolo. Il volume e l'entità delle merci che circolavano nella pianura padana, lungo il vettore principale che era il Po, che metteva in collegamento diretto con la capitale del regno, sono ancora sottostimate, ma l'affinamento della nostra capacità di percepire sensori archeologici, leggi le anfore, sta dimostrando, mi pare, come fa il disegno diverso. Non so dunque quanto la società altomedievale fosse diventata unsophisticated, ma so per certo che unsophisticated è ancora il nostro modo di analizzare le fonti materiali. Il dato che però mi sembra al momento più rilevante è rappresentato non solo dal numero, ma anche dall'estensione, dalla natura e dai caratteri di questi nuovi insediamenti che si sviluppano in un arco territoriale compreso tra la laguna di Venezia e Ravenna. Nei casi in cui l'investimento nell'evidenza archeologica è stato migliore, i risultati mi pare non sono certo mancati. Quello che impressiona in alcuni di questi luoghi non è solo l'estensione in ettari potenzialmente occupata dall'abitato, analoga se non maggiore a quella di molti empori dell'Europa del Nord, che avevo un'immagine, ma anche l'imponenza delle infrastrutture, l'investimento nella realizzazione di veri e propri impianti portuali o nell'apertura di canali artificiali, come nel caso di quello di Motta della Girata a Comacchio. Anche il fatto che la stragrande maggioranza di questi insediamenti diventi sede vescovile o si caratterizzi per una complessità sociale, in qualche modo traspare dalla lettura delle scarsissime fonti scritte che abbiamo, mi pare costituisca un ulteriore elemento a conferma non solo della loro vitalità, ma anche della crescente e consapevole funzione sociale ed economica che andavano svolgendo. In sostanza, e per concludere, credo che dopo la pace del 680, come peraltro aveva già sottolineato a suo tempo Hartmann, che ha studiato questo problema per Comacchio, più di recente Paolo De Logu in un disegno più ampio, si assista ad un cambiamento di clima politico che bene può spiegare il quadro socio-economico che abbiamo tratteggiato. Anche la stessa evidenza numismatica, cito ancora da De Logu, e che consiste verso la fine del VII secolo nella comparsa simultanea nelle varie regioni politico-economiche in cui si era frazionata l'Italia dopo la conquista longobarda di monete nuove, non può essere ritenuto un segno di scarso rilievo. Inoltre, si tenga presente, sempre sul versante numismatico, l'individuazione recente di un nominale d'argento battuto in Italia durante il Regno Longobardo. Si tratta di una frazione di siliqua, che almeno in parte rende meno ostica la spiegazione dell'uso della moneta per le transazioni più minute. Ma sulla numismatica qui mi fermo perché non è un campo mio. E poi abbiamo i gusti numismatici, per cui non vorrei più di tanto essere
Anche l'aumento veramente consistente di fondazioni monastiche, sia urbane che rurali, proprio in questo periodo non appare casuale, come non casuale sembra il fatto che la maggioranza di queste fondazioni siano di emanazione regia. Alcune di queste, lo sappiamo dalle fonti scritte, avevano terminali fluviali, come nel caso di San Salvatore a Brescia, che in epoca carolingia venne esentato dal pagare dazi proprio in quel portus grixianus menzionato guarda caso nel capitolare di Lutrando. Nessuno vuole negare che queste fondazioni monastiche siano legate anche a strategie locali, da una parte, o a motivazioni di natura sociale strettamente politica, controllo del territorio dall'altra. Non va però sminuita o sottovalutata, a mio giudizio, la loro funzione economica, il ruolo di cerniera come centri di produttività agricola, in grado dunque di ottenere del surplus, e di attività prettamente commerciali. Penso che il capitolare di Liutprando, miracolosamente salvato alla memoria storica, sia un testo inusuale per la sua unicità, non perché descriva una situazione eccezionale o fuori dalla norma. In questo meccanismo rientra, a mio giudizio, anche il ruolo della laguna veneziana e dei territori limitrofi, che, non a caso, in questo periodo mostrano più di una similitudine con quanto avviene a sud dell'estuario del Po. E questo indipendentemente dal fatto che si voglia o meno accentuare in termini economico-commerciali il riferimento contenuto nel pactum lotari dell'840 ai fines Civitatis Novae, che ha ristudiato di recente Stefano Gaspari, quindi sa a cosa mi riferisco, o si voglia sottolineare il significato delle circostanze segnalate ancora dalle fonti scritte che vengono spesso associate appunto veneziani e comacchesi dalle presenze congiunte nei vari porti sul Po all'episodio del trafugamento delle reliquie di San Marco. Nel corso dell'VIII secolo, dunque, la fascia adriatica nord-occidentale ci appare una zona fortemente orientata a mantenere e consolidare un rapporto privilegiato con l'area padana e più in generale con il regno. È questa, peraltro, la politica economica non solo dei comacchesi, sancita dal capitolare, ma anche, credo, dei veneziani. Un'area fortemente dinamica, contrassegnata da luoghi che ci appaiono in competizione tra loro almeno su due livelli. Uno, più locale, che riguarda la laguna veneziana e le aree vicine, le cui alternative fortune sono dettagliatamente ricordate dalle fonti scritte, le quali, descrivendoci gli spostamenti successivi del potere da Cittanova a Metamauco, da Metamauco a Rivo Alto, di fatto ci aiutano a capire le logiche economiche che li sottendono, da una società le cui fortune dipendevano dalla proprietà fondiaria ad un'altra che sposta i propri interessi sul commercio. Un secondo livello che riguarda tutta questa fascia, compresa tra la laguna veneziana e Ravenna, dove altri centri, tra cui ovviamente mi pare Spicchi Comacchio, che sembrano interessati a giocare in questo periodo la medesima partita. Questo sistema anticipa di un centinaio di anni quel florid che vide la nascita e l'ascesa di Venezia, come noi la conosciamo, le cui fortune dipesero, come è noto, come è stato messo bene in evidenza anche di recente, da un definitivo spostamento del baricentro economico sull'Adriatico da una parte, ma anche dal consolidarsi di un nuovo più decisivo asse commerciale, quello renano. Le vicende della capitale del regno e quelle della nuova capitale dell'impero furono dunque decisive per le sorti della laguna veneziana, come per quella di Comacchio. Ed oggi, se le cose fossero andate diversamente, davvero questa immagine, quando la potrete vedere, avrebbe avuto una didascalia diversa. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.